ragazzi, io sono Ferenica. E io sono Steph. E questo oggi torna la presta. Ma cos'è? Spam. La presta non fa e poi fa spam. No, quest'oggi non vedremo una presta normale, vedremo una presta umana. L'uomo perché? Più forte del mondo. Chi è? Steph, se me la rompi me la devi ricomprare. Bene. Quindi va, valuta un pochettino l'ho le tue scelte. Guarda, è semplicemente girata da verticale no, orizzontale. No, prima la verticale era l'orizzontale, adesso l'orizzontale era verticale. Lo so, sono troppo potente. Tranquilla, non faccio del male a nessuno. Sono pacifico. Quindi anche se sei preoccupata della mia forza, ti giuro che sto per dare un pugno in faccia. Puoi andare serena. Comunque, torniamo con la pressa, dato che vi piacciono tantissimo. Ogni tanto la rifacciamo. Terzo video dedicato alla pressa. E questo oggi, povera M&M's. Sto già malissimo, Steph. Mi sta facendo male al cuore. Lo sai che a me i video delle presse fanno sempre male. Poi sta andando parecchio lenta. Fai che sia in dolore, ti prego. Ah, scoppia adesso la busta. È scoppiata silenziosamente. Marmellata di M&M's. Ok, ok. Però è stato bello. Non lo so, un po' mi dispiace. Sono così buone, mi piacciono un sacco. Cos'è questo? Lo sai che ti fanno vedere il reverse, Steph. Vuol dire che piace. La prima petizione. Signori che utilizzate le presse. Nel mentre vi lascio il video così in non dovete solo ascoltare Steph. Chiamate Steph la pressa umana. Facendo vedere tutte le meme. Perché secondo me è più interessante da vedere rispetto a queste presse banali e deboli. In secondo luogo, il rallenti può anche piacere. Tornare indietro nel tempo piace soltanto a voi che siete nati in questo mondo. Quindi per favore smettete di farlo. Grazie. C'era tutta la visione della pressa come ma tanto loro hanno visto la mia faccia. No, io l'ho messo io ho detto il video. No, devi metterlo, Steph. C'è la mia bella faccia. Nessuno vuole la tua faccia. Vai prossimo, io sto già partendo, Steph. Bello. Questa sai che cos'è? Quella, come si chiama? Non è schiuma? Il floral foam, come si chiama in italiano? Praticamente quella cosa che tu metti dove ci puoi infilare i fiori e rimane ovviamente umido. E puoi non metterli in un vaso d'acqua semplicemente. Ma guarda che strano. Cioè, fin qui ok. Perché bellissima, è glitterata. Ma è piena d'acqua. Guarda adesso. Sì, sì, sì. Cioè, sì. Non esplode, non crolla, guarda. Ah, è perché è una specie di spugna strana, però fatta apposta per i fiori, capito? Molto bello questo. Sì. Questo è proprio bello. Ah, molto particolare. Molto, molto bello. Queste ti piacciono, Steph? Cioè, guarda! Tutto! Mamma. La macchinina? Sì, ma c'è. Non hai speranze. Ciao, bella. Non puoi sopravvivere. Vabbè, no, vabbè, aspetta, mi voglio ricordare. La prima era la più bella. La più bella. Che meraviglia. Sono bellissimi. Lo so. Però peccato che di questi se ne trovano pochi. Io perlomeno trovo più che altro quelli con le presse classiche. Signori, amici della pressa, petizione numero 2. A fare tanto sta andando la mia faccia. Cioè, infatti devo mettere pausa. Quando faccio le petizioni, c'è uno sguardo diretto tra me e loro. È una comunicazione non interna. Non ti vuole sentire quindi, nessuno, Steph. Se avete prego. Dei genitori che fanno i video con le presse, non c'era nessuno, dovete Steph. Dire di buttare le presse normali, chiamare Steph la pressa umana e, oltre a Steph la pressa umana, di utilizzare... Come si chiama quell'oggetto? Tritta tutto. Il famosissimo tritta tutto. E vogliamo vedere qualsiasi cosa tritata tutta. Proprio qualsiasi cosa vi viene in mente. E noi saremo lì a guardare, a fare le reazioni dei vostri video. Vedete che succede. Vi salutiamo a voi, i vostri cuginetti, pronipoti, chiunque. Anche quelli ancora. Anche quelli che non nascono. Potete aver già scelto il nome, altrimenti poi non funzionerà. Ovviamente. Però mi raccomando. Ok. Puoi andare? Sì. Una saponetta classica, sì. Sapone l'abbiamo visto tanto e di solito da spettacolo, Steph, quindi non lo sottovaluterei solo perché è una semplice saponetta. È diventato un foglio. Interessante. Vabbè, è strano, guarda, sta continuando a schiacciarsi, guarda. Bello questo. Abbastanza, non farmi il reverse. No, Steph, sta semplicemente... Cioè, totalmente scomparso sotto, Sotto non c'è più nulla. Ok, ci fa vedere sì, i pezzetti. È diventato praticamente. Beh, questo è già più interessante. Ci fa vedere i singoli pezzi per farci vedere cosa ne è successo. Questo è un bravo uomo. Non è che torna indietro questo nel tempo. Bravo. No. Questa è una pressa particolare, Steph, perché ti fa vedere anche quanto sta facendo di pressione. Vedi, interessantissimo. 100 kg di forza. E la latina. Siamo quasi alla forza che mette Ferre quando cammina. 190. Tu sei un elefante quando cammina. 200. A 200 la latina cede. Ok. Però sta continuando, 300. No, tiene. Tiene. Cioè, quanta forza devono usare per distruggere queste cose? E perché si è bloccato?
Perché secondo me sta ancora facendo pressione la Latina. Vedi, 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 vedi. Ok. Sta arrivando a 350. Cioè, con 350 kg è la forza che devi mettere per farla esplodere. Esplosa. Il bello, la cosa che mi fa ridere, Steph, è che poi con la raccolta differenziata ti dicono di schiacciare le lattine per fargli occupare meno spazio possibile. Vabbè, però con The Vuoto ovviamente è più semplice. Non che sia facilissimo. Tu gli devi ripetere. Però l'ha preso, ci ha messo 350 kg per farla esplodere. Stranissimo. Chiamo un elefante e te lo faccio. Esatto, sì. L'elefante, nuovo animale. Molto bella questa presa. No, vabbè. Dai, perché l'iPhone... Bellissimo. Però è bellissimo, guarda, lo schermo è ancora acceso. Lo schermo regge fino all'ultimo. Datemi un rallenti di questo. È morto. È morto. Voglio alla il rallenti. Fine non ha retto. Non fare il reverse. Non fare il reverse. Secondo me non c'è il rallentatore. Ha rallentatore. Guarda come l'ha ridotto. Interessante almeno, dai. Ok. Mamma mia, comunque lo schermo strano, il display che si è staccato e ha retto proprio fino all'ultimo. Stranissimo. Voglio rivedere l'inizio. Ti è piaciuto? Sì. Steph, abbiamo tanti video, però non ti puoi perdere, se no poi non si vedono tutti. Bellissimo. Allora, per quanto sia uno spreco incredibile, c'è da dire che comunque è curioso. E poi muore qua. È curioso. Questa mi fa ancora più male dell'iPhone. Secco. Proprio non è durata mezzo secondo. Povera Nutella, Steph. Guarda quant'è comunque, incredibile. Eh certo, era un barattolone. Il barattolone è incredibile. Povera Nutella morta. Steph, questo è peggio dell'iPhone, sei più crudele. Meglio gli iPhone... Guarda. No! Però è bello, questo è bello, guarda, guarda, perché guarda. Perché è pure il rally. Esatto, questo è bello, questo è bello, questo mi è piaciuto. Non ha trovato un senso. Comunque la Nutella sì, non ha retto neanche per un secondo. Il vetro ha fatto sì. Si è subito spaccato. Appena l'ha toccato. Sì, vabbè, lo sappiamo che è sporco di Nutella. Condoglianze per quando dovrei pulire, proprio condoglianze. Ma io non so come fanno a fare sti video, cioè ogni volta fanno un disastro incredibile, un casino pulire. Questi mi piacciono un botto. Assoluto. Questo è bellissimo. Push, guarda. Esatto, esatto. I tentacoli. Che strano. È un alieno. È un alieno che prende vita. Non è pure che tipo ti mette i tentacoli nel collo e ti strozzi. Che bello io, però. Io inizio ad avere un po' di queste paranoie. Sì, molto particolare. Questo poi non me l'aspettavo, perché all'inizio non stava reagendo. Cioè stava rimanendo abbastanza piatto. Quindi poi è esploso. Sì, bello. Qua inizia lento lento lento. Vedi, io pensavo rimanesse poi più o meno inizia così a accelerare. Invece poi è arrivato tutto così. Sembra davvero un polpo gigante blu che ti vuole conquistare la terra. Una pietra? Una pietra, sì. Interessante, non l'abbiamo mai visto. Esatto. Oh. Anche le pietre durano pochissimo. Ha iniziato subito a creparsi e spaccarsi. Sì, però guarda come reggono i singoli pezzi poi. Però pensavo sarebbe durata un po' di più. Poi. Che strano, guarda come esplode. Proprio la pressione non la regge proprio. Che paura! Wow. Vorrei poterlo vedere dal vivo, bellissimo. Ma la prendere 30 in faccia. Metri. Sì, ma la prendere in faccia provo. E quindi sei obbligato ad avere da 30 metri di distanza. Quindi meglio la telecamera. Esatto. Questa è una candela? Candele le abbiamo viste tante. Come fate a riconoscerla? Si vede, è accesa. No. Sono quelle candele che stanno nel bicchiere, Steph. Ah, ho capito dopo. Allora, il bicchiere è esploso subito. La candela regge perché è abbastanza morbida, però... Guarda come si schiaccia la candela. Vabbè, è un piattino di candela. Questo sì, è tutto, è diventato un tutt'uno, una poltiglia di candela, però carino, dai, anche questo. No, non ci interessa, andiamo avanti. Grazie, Fer. Cos'è sta roba? Una lava lamp. No! È un tubo di plastica, credo. No! Che figo. In cui hanno messo i glitter per fare l'effetto ancora più bello. Che figo. Questo è come quello in metallo che avevamo visto, strabello questo. Però sembra di plastica questo, è molto strano. Cioè non mi sembra di metallo, credo. Ce lo fai vedere questo? No, ok. È diventato un piattino. Tipo un portacandela, vedi, erano rifatto un portacandela. Questo peccato, l'avrei voluto vedere più da vicino. Avrei voluto vedere un po' come era conciato. Pistola. Ok. Mamma mia. Aspetta, aspetta, la rimette. Beh, sì, non era una buona idea come l'aveva messa. Vabbè, era per farla proprio vedere bene. Andata. Niente, non ciao, regge, grazie. Non regge neanche per un secondo. Sembrava fatta, sai di che cosa? Di carta stagnola, di carta alluminio, da quanto era. Sembrava soffice. Questi, Steph, sono dei power bank con delle viti. Ok? Perché? Adesso lo vedrai. Questo lo ne ho già visto, sì. So già cosa succede. Questo succede. Non so perché esplodono. Se tu metti le... Ne ho visto un sacco su Instagram. Perché ormai cercando questi video su Instagram mi appaiono solo di questi altri video di presse.
E io ne avevo visto un altro dove mettevano un power bank grande, pieno di viti, dicevo, ma perché ci stanno mettendo le viti sopra? E ha fatto proprio un incendio in tutta la stanza. Guarda. Cioè, incredibile. Che figo! È incredibile questo! È incredibile! Fighissimo. Veramente, veramente. Non immaginato? No. Cioè, che solo perché ci metti le viti sotto... Vabbè, curioso. Sicuramente fa reazione qualche componente, però che faccia sta fiammata ovviamente non te l'aspetti. Sì, è incredibile, puoi farci non c'è fiamme. Cos'è? Boh, penso vetro perché è riflesso, ha riflesso la presa. Perché è diventato... Sì. Sfocato. E boh, avrà perso il fuoco. Non ho ancora capito come l'ha fatto. Che cosa? Il vetro. Cioè, era una tipo una cupola di vetro, c'era il riflesso della presa sopra, okay. Sopra che stava scendendo. Okay. Infatti sì, poi a vetro. Totalmente schiacciato, cioè non ce n'è più. Beh, non mi sorprende che il vetro scoppi. Assolutamente sì. Vai. Soldi? Soldi? Ma sono soldi veri secondo te? Sì, penso di sì. E le monetine? Ah, le monetine... Pazienza, ma i soldi diventano, cioè, una monetona. Un banconote da 100 quelle, è un bel mazzettino. Che strano. Sicuramente diventano un tutt'uno, diventano monete e banconote. Guarda come ha strappato. Sì, come ha strappato. Le monete comunque tengono, le vedi lì? Sì. Le vedi lì che sbucano? Tengono le monete. Incredibile. Le ha appiattite, ok. Giustamente. Guarda! Non riesce neanche a toglierlo. Ha proprio prestato talmente tanto che si è appiccicato nella superficie. Assurdo! Ce lo deve togliere proprio con la spatolina. Guarda quella, quella si è proprio incollata lì. Sì. Quella si è proprio incollata lì. Ma veramente riesce? No. Sì, vabbè. Sì, riesce a togliere tutto. Fighissimo. Vabbè, che strano. Figo. Bello. Mi è piaciuto. Ok. Vabbè, questo... Cioè, secondo me lo buca al centro addirittura. Vediamo. Sì. Però inizia a spaccarlo. Sì, però non del tutto, secondo me. Perché lo buca proprio... Sembra un libro, guarda. Sì, è vero. Sembra una pagina di un libro per come si sta sfaldando. È vero. Ah, è partito. Alla fine non ha retto la pressione, è partito tutto, è rimasto solo un pezzo centrale. Che strano, non me l'aspettavo. Anch'io mi aspettavo più il buco al centro. Cioè, eh no, vabbè, più o meno mi aspettavo quello. Però in effetti quello, sì, perché facendo pressione poi gli altri pezzi, sì, devono avere una reazione. Più ovviamente o meno mi aspettavo quello. Cos'è questa cosa? Un rullo. Forse di quei rulli per la vernice. Ok. Mi sembra, sì. Non hai speranza, rullo, mi dispiace. Popo. Non hai speranza. Diventerai anche tu popo, una tazzina. Popo. Queste cose sono più belle. Popo. È finita. Vai, dipingi adesso. Se qualcuno ti fa arrabbiare perché sta dipingendo e ti dà fastidio l'odore di vernice, questa è la giusta posizione. Beh, punizione. Povera. Punizione. No! Maledetti. Io mi distraggo un attimo e questi mi puniscono. Ok, ma quelli parte via. Sì, secondo me è più o meno come la pistola. L'ha piegato. Sembra che il martello faccia nope. Wow, questo era curioso. Nope, non no, mi schiacci. Ok. Non mi schiacci. Prima o poi ce la farà. Io scappo. Non scappo di nuovo. Vabbè, si sfoga sul manico. Si sfoga sul manico perché non riusciva ad appiattire la testa del metallo. Vabbè, questo è quello che è riuscito a fare, perché evidentemente la pressione lo fa scappare via. Il martello batte la pressa. Sì. L'abbiamo imparato oggi. L'hai ammaccato, ma non l'hai totalmente distrutto. Cioccolato volante? Mm-hmm. Oh no. Ma che buoni, però. Sembra non mi cado. Esatto, i passeggeri già pronti da mangiare. Fosse pulita la pressa e fossi sicura che fosse pulita me li mangerei, ti dico. Bello. Bene. Poi era mischiato cioccolato bianco e cioccolato al latte, quindi la felicità nella faccia di fare nel vedere queste cose. Non ti vergogni? No, non ti vergogni? Per niente. Oh, scusami Steph, pensavo niente, mi era partito un video in avanti. È partito? Sì. È lento. Sono le palline antistress. Queste secondo me non le distrugge. Sì, sono quelle che se schiacci, vedi, fanno quell'effetto. Ma sono belle resistenti. Tu che dici? No, esplodono. Secondo me reggono. Esplodono. Secondo me reggono e stanno reggendo, guarda. Non sono esplode. No, una un po' esplosa, guarda. Questa sì, qui è davanti esplosa, infatti è rimasta lì morta. Ah, l'hai vista il liquido? Sì, però quella rossa, questo è utile da vedere all'indietro, perché non si è capito bene. Quella rossa ha tenuto, si è spaccata un po' la retina, mi è sembrato. Però perché no, era protetta da quella verde. Sì. Chiaro. Fere, basta. Ok. Ne mancavano tipo altri due. Ma anche. Non le vedremo mai. Oh! Non ti permettere.
Fede ha chiesto una cosa molto specifica. Che cosa? Vuole vedere la parte 2 della persona umana. Guarda Fede, guarda quanto sono diventati sottili. Erano già così, sta. Hai visto? No, erano già così. Lo so, Fede, non ti so. Anzi, mi dispiace. Chiudi la bocca che sei troppo sorpreso. Purtroppo non sapevo che fosse così quando l'ho conosciuto. Ormai è troppo tardi per tornare indietro, quindi... Ti ridò come ricordo. Scusate. Mi hai sentito qualcosa nell'occhio, oh mio Dio. Comunque, giusta punizione. Ci fermiamo così, fateci sapere nei commenti il vostro preferito. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Qua sotto, come sempre, come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!